Curare il tumore al seno senza chemioterapia è possibile nel 70% dei casi per le donne colpite da questa neoplasia in fase iniziale. Lo studio, relativo alla sperimentazione del test, è stato presentato al 54esimo congresso mondiale dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, in corso a Chicago negli Stati Uniti. Al congresso, al quale stanno partecipando 35.000 medici e ricercatori da tutto il mondo, è presente il direttore dell'unità operativa di oncologia dell'ospedale di Piacenza, Luigi Cavanna, che abbiamo raggiunto al telefono. Stanno emergendo tante notizie, ma alcune di queste sono delle pietre miliari, perché cambieranno il nostro modo di lavorare da domani. Sono stati portati dei risultati per il tumore del polmone, tumore della mammella, tumore del rene e vescica, che questi risultati cambieranno l'atteggiamento che abbiamo avuto fino a ieri. Cosa voglio dire? Non per tutti i pazienti, ma per alcune medicine sono meglio di altre, e per alcune pazienti con tumore alla mammella la chemioterapia si potrà evitare. Quante piacentine indicativamente potrebbe riguardare? Potrebbe riguardare circa un 80-90 persone. Durante il congresso mondiale è stata citata una recente pubblicazione di medici piacentini. L'immunoterapia si conferma la nuova frontiera nella cura dei tumori. Le novità più importanti vengono dall'immunoterapia. Quindi l'immunoterapia sembra la parte, o meglio quella disciplina, che cambierà davvero la cura di questa malattia. Anche qui ci sono molte speranze basate su dati concreti, su risultati di studi clinici.